Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Siamo con Giovanni Terrani. Allora Giovanni, partiamo dal risultato. Un 1-1 di per sé importante, un punto prezioso per la classifica. Il Perugia non perde questo scontro diretto, aveva vinto anche in prospettiva, aveva vinto 2-0 all'andata, dunque un punto importante. Partiamo da questo. No, un punto importante in un campo difficile, contro una squadra molto preparata come Cittadella, e ce lo teniamo stretto. E anche se non abbiamo fatto la miglior prestazione, comunque ci siamo difesi da squadra vera e quindi siamo riusciti poi a riprendere la partita e ce lo teniamo stretto, ecco. Abbiamo commentato prima con il mister il fatto che proprio questa non è stata la miglior partita del Perugia, anche alla luce di quelle che erano state le dichiarazioni del tecnico ieri in conferenza stampa, dichiarazioni che aveva riportato ovviamente alla stampa, ma che probabilmente aveva anche condiviso con voi. Aveva parlato di una consapevolezza di un Perugia forte, un Perugia fortissimo. Oggi non si è perso certamente ed è importante, però questa consapevolezza, questa dimostrazione forse su un campo di per sé difficile e va chiaramente considerato, forse non c'è stata. Però è la verità, oggi abbiamo dimostrato questo, però noi siamo consapevoli di essere squadra unita e forte e dobbiamo continuare in settimana soprattutto ad allenarci al massimo per poter poi portare a casa i punti e vedere la prossima partita di venerdì sera contro Benevento, ecco, penso questo, e dobbiamo essere forse un po' più cinici sotto porta e sfruttare meglio le occasioni, quello sicuramente, e lavorare, ecco. Giovanni Terrani è arrivato a Perugia in silenzio, è arrivato con anche una bella conferenza stampa di presentazione, sono state le tue prime e uniche dichiarazioni biancorosso. Allora io intanto ti chiedo, facciamo un salto indietro, l'emozione del gol di sabato scorso con la maglia del Perugia, il primo gol in Serie B per te? Beh, è stata una bellissima emozione, anche se era il quinto gol contro l'Avellino, quindi magari l'esultanza non è stata troppo esagerata, ecco, però l'emozione sì, è stata forte. Quindi un giocatore che anche sta dando il suo contributo a questo Perugia. E a proposito di contributo, a proposito di Perugia, già venerdì inizia un'altra sfida, arriverà a Perugia un'altra squadra, un'altra formazione, un altro scontro diretto, il Benevento, con l'obiettivo ovviamente di poter dare certamente il tuo contributo se sarai chiamato in casa, ma soprattutto come squadra poter fare un'ottima prova davanti al Renato Curi, davanti al proprio pubblico. Infatti dobbiamo sfruttare il fattore casa e cercare di dimostrare di fare questo salto qua che ci manca davvero pochissimo per consacrarci, penso, in classifica soprattutto, e cercare di provare a scappare vincendo questo scontro diretto molto importante. Da queste tue parole emerge comunque questa consapevolezza, Perugia è lì in quella griglia playoff che però, come dire, è sempre molto ampia, è una sfida, sarà una sfida all'ultima palla, sull'ultimo pallone, all'ultimo punto. Beh, sicuramente lo dimostra la classifica, è un campionato molto, molto equilibrato, quindi ogni partita è una finale, dobbiamo cercare poi soprattutto in casa di portare a casa i tre punti.